Buonasera, benvenuti. Questa è la seconda serata di Conversazioni dal Mare. Ieri sera è stata una splendida serata, lo sarà anche questa di questa sera. Partiremo con un tema economico, ma poi avremo nello scavo e poi chiuderemo in bellezza con un momento artistico, televisivo e quindi con Flavio Insinna. Tante le novità di questa edizione 2022, alcune ve le avevo già accennate già ieri, ma le ricorderò durante tutte le serate. E innanzitutto un segnalibro che penso vi sarà stato consegnato all'ingresso quando siete entrati, poi l'aver coinvolto diverse attività commerciali che nel percorso appunto del centro del quadrilatero molfettese hanno allestito le vetrine dei loro negozi con il tema Conversazioni dal Mare. Non ultima, e la ritengo forse tra le più interessanti, quella del bibliomotocarro che ho di fronte a me, che avrete sicuramente notato nei pressi del Cinci Bar, una grande idea del maestro lucano Antonio Lacava, che è quello di portare un po' in giro un suo carico di libri dedicato al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. E poi consentitemi alcuni ringraziamenti, altre cose che mi sfuggiranno in questo momento le ricorderò durante il corso della serata, ma un primo ringraziamento sicuramente va al team dei volontari. Sono veramente tanti e sono qui da ieri ma anche prima e lavorano gratuitamente, sono a disposizione di tutti quanti noi in modo gratuito solamente per l'amore della cultura che si diffonda in questi spazi all'aperto qui in città a Molfetta. Ringrazio la Croce Rossa, ringrazio il Corpo della Polizia Municipale, tutti gli sponsor, sono tanti, tanti partner, ma senza di voi ragazzi questi eventi non si possono realizzare. Grazie anche al Comune di Molfetta e alla Regione Puglia per il loro patrocinio e siamo pronti per iniziare, diciamo di avviare questa bella macchina di questa sera. Forse si sta meglio rispetto a ieri, ieri si soffriva un pochettino di più. Speriamo di tenere bene, intanto facciamo partire il primo video di presentazione di questa sera. Le sfide delle innovazioni sono sempre più importanti, sempre più intense, perché chi riesce ad innovare riesce sempre a essere più competitivo. Questo vale sia a livello di singolo individuo e quindi anche di studente o di futuro laureato, ma anche e soprattutto a livello organizzativo e quindi anche di università. Le università che riescono a progettare, lanciare, rilanciare percorsi formativi innovativi sicuramente possono essere competitive sia a livello locale ma anche e soprattutto a livello internazionale. In un paese come l'Italia, che è la quarta potenza economica in Europa ed è appunto il paese nel quale è stata scritta la storia dell'informatica, del digitale, cioè della Olivetti, no? Vanno bene le infrastrutture, ce le abbiamo le infrastrutture, abbiamo i servizi di base. Quello che ci manca invece è la conoscenza. È la capacità di progettare scenari, è la capacità di integrare i nostri servizi in un contesto più ampio. Questo è quello che manca, è su questo che noi dobbiamo cercare e velocemente di recuperare. Ed eccoci qua, due parole su Andrea Principe, il nostro primo ospite, rettore della LUIS e professore di organizzazione e innovazione. Ha ricoperto incarichi accademici presso l'Università del Sussex, l'INSEAD e l'Università d'Annunzio. Il suo impegno è volto a sostenere l'innovazione accademica, incoraggiare gli studenti ad assumere un ruolo attivo nella propria formazione e assicurare che l'università contribuisca concretamente al progresso socio-economico. È il primo dei nostri slot di questa sera e apriamo con un tema economico, una conversazione tra Andrea Principe, rettore della LUIS, autore insieme a Massimo Sideri del libro L'innovatore rampante, l'ultima lezione di Italo Calvino, e questa conversazione avverrà con Dante Altomare, vicepresidente esecutivo di Explivia e consigliere di amministrazione del Politecnico di Bari. Andrea Principe e Dante Altomare avranno sul palco il loro moderatore che è Luciano Secchi. E ad iniziare questa seconda serata della sesta edizione di Conversazioni dal Mare. Benvenuto Rettore. Buonasera a tutti. Quando mi è stato chiesto di moderare, cioè poco da moderare, al massimo da incentivare più che altro, da animare ecco, più il dibattito, devo dire che ho letto ovviamente il libro. E come faccio di solito con i saggi, eccetera, mi metto lì col fogliettino di carta e incomincio ad appuntare le cose che mi interessano, insomma, su questo. Devo dire che in questo caso
la cosa che mi ha molto colpito è che i fogli hanno incominciato a essere, come dire, ad assommarsi. Nonostante il libro sia un libro agile, abbastanza, come dire, assolutamente leggibile, e devo dire anche molto articolato, in cui c'è l'elemento, ecco, noi abbiamo parlato oggi, si dice, un dibattito economico. Beh sì, però di un'economia moderna, in cui c'è la letteratura, c'è la cultura, c'è la crescita, ci sono i problemi. E in una fase come questa si tratta di parlare con, come dire, con grande attenzione. Non ci sono risposte semplici, come troppo spesso ci viene spiegato e ci viene detto. In realtà i problemi sono complessi e anche di difficile previsione. Le stesse cose che stanno avvenendo, voi pensate semplicemente a una cosa: solo 6 mesi fa, cioè a gennaio scorso, potevamo pensare di essere a questo punto, la guerra, un'inflazione galoppante. A gennaio l'inflazione era quasi inesistente. Per cui in 6 mesi noi ci troviamo uno scenario che è completamente cambiato e per giunta con, come dire, assolutamente quasi imprevedibile. Perché se voi vedete gli studi delle grandi istituzioni, dal Fondo Monetario, la BCE, si diceva in fondo sì, l'inflazione può crescere un po', ma è un fenomeno momentaneo, niente di più. Non è così. Allora ecco, cambia tutto. E cambia tutto perché cambia anche il modo di approcciarsi. E qui devo dire, la lezione del metodo Calvino, come dicono gli autori, è una cosa estremamente interessante. Io qua, essendo stato da giovane uno dei lettori delle lezioni americane, che non ha salvato nessuno, nel senso che ha ovviamente intrigato tutta una generazione, anzi più di una generazione, e devo dire, sono cose che risalgono alla fine degli anni Ottanta, quindi insomma è passato qualche tempo, e in questo io chiederei subito diciamo all'autore, non voglio dire una sinossi che mi sembra eccessivo, però alcuni spunti per incominciare un dialogo, visto che in fondo il libro, come è stato detto in una recensione, devo dire che ho trovato molto interessante, è una grammatica dell'innovazione, e siccome è il passaggio decisivo, è proprio questo, è sull'innovazione che si gioca la partita. Non, quelli che dicono ah, ma poi c'è, cioè, l'energia, le cose, tutte vere, però in realtà le partite si stanno giocando, e il caso, anche l'esperienza cinese lo sta dimostrando, proprio sul terreno dell'innovazione. È lì che si gioca realmente la partita, al di là delle questioni geopolitiche che pure ci sono, perché non ci sono risposte semplici. Per cui io chiederei subito, come dire, un intervento che indichi un po' la strada col metodo Calvino, insomma. Bene, grazie. Io ammetto di essere onorato di poter parlare a un pubblico così bello, interessante, in un'atmosfera fantastica. Questo lo dico sottolineando la mia pugliesità, su questo non faccio sconti a nessuno. Grazie per la domanda, è un piacere interagire con Dante Altomare in questo contesto. Per dare appunto una prima pennellata al libro, senza nessuna pretesa ovviamente di raccontarlo tutto, come giustamente ci dicevi, vi do qualche elemento di come è nato il libro. Il libro nasce dalla collisione di interessi di Massimo Sideri, che è un editorialista del Corriere della Sera, e il sottoscritto. Quali sono gli interessi? Ci sono due elementi che in qualche maniera Massimo e io, due aspetti che condividiamo in termini di interessi. Il primo è quello dell'innovazione e l'altro è Calvino. E ci siamo ritrovati appunto in varie discussioni telefoniche di persona a condividere questi interessi, e di lì è emersa questa idea di rileggere le lezioni americane di Calvino, che come raccontavi sono state scritte nella metà degli anni Ottanta, con le lenti di chi studia, appunto osserva e cerca anche di fare innovazione. Piccolo inciso storico: Italo Calvino era stato invitato dall'Università di Harvard per tenere queste lezioni, purtroppo non ci arrivò mai ad Harvard perché morì prima, tant'è che
Ne scrisse soltanto 5 di lezioni, l'ultima lezione fu soltanto abbozzata, quella sulla coerenza, e da lì, se vogliamo, è cominciato un dibattito sull'ultima, quella che doveva essere l'ultima lezione di Calvino. Non vi nascondo che con Massimo, quando dovevamo decidere il titolo del libro, la prima idea era l'ultima lezione di Calvino. Questo perché? Un po' per entrare nel dibattito, qual era l'ultima lezione di Calvino, quale doveva essere, e poi perché secondo noi l'ultima o la vera lezione di Calvino è l'innovazione. Questo perché? Perché in queste 5 più una lezione che Calvino ci ha lasciato, noi abbiamo ritrovato tutte le dimensioni del fenomeno innovazione. Ovviamente esprimiamo tutta la parzialità da studiosi, da studenti, da osservatore dell'innovazione. Noi siamo convinti che la partita si gioca con l'innovazione, si gioca sull'innovazione. Anche quella dell'energia si gioca sull'innovazione. E che cos'è che dice Calvino? In maniera molto molto sintetica, ci offre una prospettiva per leggere, per comprendere il fenomeno innovazione. Attenzione, l'innovazione non è soltanto tecnologia. L'innovazione, così come la definiamo nel libro, è cambiamento che genera valore. E il cambiamento può essere di diversa natura, può essere sicuramente tecnologico, può essere però anche organizzativo e soprattutto, però devo dire, culturale. E il valore che viene generato da questo cambiamento può essere anche di diverso tipo, diversa natura. Sicuramente può essere economico, può essere finanziario, ma può essere anche e soprattutto deve essere sociale. Quindi che cos'è che diciamo noi? Se vogliamo ben leggere questo cambiamento che genera valore, quindi questa innovazione, possiamo utilizzare le lezioni di Calvino, che sono le seguenti: leggerezza, rapidità, molteplicità, esattezza, coerenza, l'ultima non scritta, e visibilità. E perché sono importanti per leggere il fenomeno innovazione e per dirla appunto, come si diceva poco fa, con il metodo Calvino? Perché se andaste a leggervi le lezioni di Calvino, le lezioni americane, voi scoprite che tutte le volte in cui Calvino parla o scrive di leggerezza o di rapidità, guarda caso parla della leggerezza e del suo opposto. Parla di leggerezza e pesantezza. Parla di visibilità e invisibilità. Quindi parla sistematicamente di un concetto e per spiegarlo ha bisogno del suo opposto. E questo noi è quello che sosteniamo essere il metodo Calvino, che ci serve per leggere l'innovazione. L'innovazione è un fenomeno complesso e guarda caso è tutto il contrario di tutto. L'innovazione ha necessità di essere rapidi, ma nello stesso tempo ha necessità di processi molto lenti. Vi faccio un esempio interessante e molto attuale. Tutti noi siamo stati sorpresi della rapidità con la quale le imprese farmaceutiche hanno portato il vaccino anti-Covid sul mercato, però non ci siamo mai chiesti perché sono state in grado di essere così, così rapide. Perché hanno fatto leva, hanno utilizzato conoscenze scientifiche che hanno richiesto invece molta lentezza. La scienza è lenta. Per fare innovazione però bisogna essere rapidi. E l'innovazione appunto per essere rapida ha bisogno di lentezza, della lentezza della scienza. Questo è un esempio che vi racconta semplicemente, e meno male che c'è stato, il vaccino, semplicemente che cos'è innovazione e perché Calvino e il metodo Calvino è molto attuale. Ne dico un'altra. L'innovazione ha sempre più necessità, ha sempre più bisogno di molteplici conoscenze. La molteplicità. Però nella sua molteplicità deve essere unica. Pensate al nostro smartphone e a quante tecnologie coinvolge. Nel nostro smartphone ci sono centinaia di tecnologie, ma soltanto attraverso l'integrazione di queste molteplici tecnologie può diventare unico. Di nuovo il metodo Calvino con un semplice esempio. Ecco, io potrei continuare a farle altri esempi, però ecco, con questo libro noi cerchiamo di sottolineare l'attualità
della grande visione di Calvino. Chiudo. Calvino nella lezione Leggerezza anticipa qualcosa che noi stiamo già vivendo, ovvero l'importanza del software rispetto all'hardware. Calvino già negli anni 80 aveva predetto che il software sarebbe stato più importante dell'hardware. È così, poi abbiamo un esperto qui, probabilmente ce lo potrà confermare. Grazie. Grazie, professore. Devo dire una cosa che ho trovato, ovviamente uno si informa, il titolo originale, ovviamente, è Sei proposte per il prossimo millennio delle elezioni americane, che secondo me è molto indicativo, in cui c'è l'elemento quasi da futurologo, insomma, di questa cosa. E qui c'è anche un cambiamento che è in corso, e qui io chiamerei subito Dante Altomare, perché, come dire, lavorando per Giunta in un settore che è di per sé stesso di innovazione. Ecco, gli chiederei come ha letto questo libro, cioè questo metodo Calvino, come si può applicare, ecco, in una fase come questa, in cui ci sono trasformazioni molto profonde. Sì, ma questo libro, no? Il libro di Andrea Principe e di Massimo Sidere, è un libro che, come dire, trae in inganno. Uno lo vede piccolo, e sulla copertina un'immagine di un animale un po' obeso, certamente innocuo, colore giallo, come quello dei fumetti, un titolo, diciamo, l'innovatore rampante, no? Che richiama i libri per ragazzi, no? Come quelli appunto di Calvino, di Rodari. Uno dice, vabbè, questo libro, almeno io ho avuto questo approccio, no? Lo leggo sul Frecciargento che mi porta da Roma a Bari, dopo una trasferta di lavoro. E invece non è così. È un libro che, diciamo, con parole semplici, leggere, con parole proprie, introduce un tema molto complesso, che è quello appunto dell'innovazione, ma soprattutto offre una chiave inedita di lettura, una nuova chiave di lettura, appunto, delle elezioni americane, che appunto, come diceva prima il collega, è un libro che ha avuto anche molto successo negli anni scorsi, è stato molto letto. Ora uno chiaramente quindi può trarre in inganno, è un libro che induce a pensare, induce a riflettere, è un libro che desta come dire delle riflessioni. E poi è un libro, anche se ci pensate, è un libro che rimanda poi ad un altro libro, questo di Principe, è un libro che rimanda al libro di Calvino, il quale poi a sua volta rimanda ad una molteplicità di libri, quindi è un gioco di specchi questo, no? Uno specchio di fronte a un altro che poi riproducono all'infinito le immagini. Insomma, questo libro è un intrigo in realtà. Non so se ti fa piacere questa definizione. No? Molto. Lui certamente invita a leggere Calvino sotto una nuova ottica, un punto di vista diverso, e ci dice che poi l'innovatore in realtà è come uno scrittore, è come un artista, l'attività. Lo dice Calvino, d'altra parte, il suo sforzo maggiore è quello di alleggerire il testo, di togliere dal racconto le parti pesanti, le parti noiose, quelle che non hanno senso, come fa Michelangelo, che poi, no, da un masso, da un blocco di marmo, asporta
a poco la materia e poi perviene, no, al Davide, ad una statua di straordinaria bellezza. Beh, per tanti versi, e quindi veniamo al metodo Calvino, l'innovatore fa lo stesso mestiere, si approccia alla complessità, studia la realtà, la propria realtà, capisce quali sono le zone d'ombra, le inefficienze, i punti sui quali intervenire, comprende anche quali sono i punti di forza della sua organizzazione ed interviene. Ora, veniamo appunto al discorso dell'innovazione, no? Chiaramente alla luce di un'esperienza, no, come dire, personale e di persona che opera e di uomo che opera nell'impresa, uno poi a un certo punto si chiede, sì, ma che cos'è l'innovazione, no? E a che serve l'innovazione? Chiaramente qui parliamo di un'organizzazione, di un'impresa. Beh, l'innovazione serve per comprendere il mondo, serve per mettersi in sintonia col mondo, serve per capire cosa sta avvenendo, serve per cogliere le difficoltà, le opportunità che il mondo offre e quindi, no, poter organizzarsi come impresa, no, a rispondere a quella esigenza. E poi questa è la missione fondamentale di un'azienda, di un'impresa, di un'organizzazione. Quindi l'innovazione, alla luce dell'esperienza che noi abbiamo fatto e che facciamo continuamente, perché l'innovazione è un processo continuo, è la trasformazione e il cambiamento, no, che si realizza, che si attua all'interno di una organizzazione per entrare in sintonia con il mondo, per poter far sì che ciò che tu fai e quello che poi effettivamente serve al mondo, non puoi produrre scarpe di suola quando il mondo vuole le scarpe di gomma, il tuo mercato vuole le scarpe di gonne lunghe mentre il mercato le vuole corte. Hai bisogno di capire come vanno le cose, perché il rischio peggiore che può correre un'organizzazione, è un'impresa tra queste, è appunto quella di vivere una situazione di isolamento, di solitudine, di perdere il rapporto col mondo. Ecco, l'innovazione noi l'abbiamo interpretata in questo senso. E non è un'operazione semplice, è un'operazione complessa, perché riguarda, come dire, tutti i livelli gerarchici, così come non può essere l'espressione del pensiero unico, non può essere l'espressione di una leadership, un fatto autoritario, ma deve essere l'espressione di una comunità, si basa sulla condivisione. E non è un'operazione semplice, perché è un'operazione complessa, soprattutto quando, come oggi è, le organizzazioni e le imprese sono, come dire, inserite poi in un complesso di filiera. Ed è un'operazione talvolta dolorosa quando riguarda le persone. È anche complessa quando, sulla base della nostra esperienza, è anche difficile quando hai a che fare con un passato che è un passato ancora all'interno delle organizzazioni denso di senso, di significato, quando nel passato sono concentrate le esperienze, le competenze, le relazioni degli uomini. In quel caso il salto verso il nuovo diventa complesso e quindi ecco che il futuro diventa, come dire, innesto virtuoso sul passato. Ed è su questo poi, ecco che, a mio parere, quando Calvino riprende, anzi Sideri e Principe parlano di tensione, no? E il futuro nasce dalla tensione tra
le parole che vanno ad individuare il futuro e le parole che vanno a individuare il passato. È dalla loro interazione forte che è possibile disegnare scenari nuovi, scenari di sviluppo. Grazie a Dante, che devo dire mi passa quasi la palla, perché un altro aspetto del libro è, che mi viene quasi spontaneo, è in fondo è un elogio della complessità, tutto sommato. E qua io voglio dirvi, però ho qualche dubbio personale, ed è invece che tendenzialmente c'è una propensione alla semplificazione e dalla specializzazione, che sembrano due cose distanti ma spesso, come dire, si sovrappongono. Vi faccio un esempio, se volete, quasi banale. Un tempo, parlo per età eccetera, la visione era una visione, passatevi il termine, del Technicolor, era il CinemaScope, in cui si vedeva tutto, si vedeva l'attore in primo piano ma si vedeva anche tutta la scenografia. Adesso, se dovessi immaginare un'immagine, io penso al selfie, che vuol dire la faccia, al limite due, quando proprio so assai tre, perché poi non ci entrano. Il rischio, ecco, qua vorrei, come dire, è che questo modo di, come dire, di guardare non rischia di perdere quella visione d'assieme che diventa fondamentale in un processo di innovazione. Perché se uno lo vede, come dire, il pezzetto, poi è difficile avere idee che possano far crescere. Allora c'è un rischio di una riduzione dell'innovazione, di fatto, anche se c'è un'attenzione maggiore. Una cosa che mi ha colpito, ma lo dico con molta tranquillità, ieri Elon Musk è stato ricevuto dal Papa. Non è, secondo me, un caso. Cioè, voglio dire, l'attenzione a questi processi è molto alta, però quanto questo diventa comune e diventa, come dire, disponibile in senso lato, anche in termini culturali? Allora, ci sono, ti rispondo in due puntate. Prima riprendo quello che diceva poco fa Dante, e parto dalla copertina. Abbiamo studiato tutto, ovviamente, volevamo ingannare tutti i lettori, perché doveva essere un libro, diciamo così, facile, ma in realtà è semplice nella sua complessità, per cominciare a risponderti. Però perché parto dalla copertina e vengo anche alla tua definizione, Dante, di innovatore? Perché l'animale che è raffigurato è un animale molto strano, ed è l'ornitorinco. L'ornitorinco, guarda caso, come tutti gli innovatori, è un animale molto disobbediente, perché l'innovatore è disobbediente. L'ornitorinco è disobbediente perché è un animale che tutti coloro che si hanno provato a categorizzarlo hanno avuto difficoltà, perché è un mammifero, perché ha il becco, perché allatta, perché nuota, perché è goffo, e comunque esiste. E l'innovatore, appunto, e quindi disobbedisce alle leggi di natura, all'ornitorinco, così come fanno gli innovatori. Per essere innovatori bisogna disobbedire ad alcune leggi, ad alcune regole, per introdurne delle altre. Però, e qui provo a risponderti, come si fa a essere innovatori? Come si fa a evitare di ridurre la complessità che noi viviamo? O come non si fa a ridurla? Perché il vero innovatore, per tornare a quello che diceva poco fa Dante, è colui o colei che riesce, appunto, attraverso l'innovazione a sintonizzare l'organizzazione con il mondo. Però per fare ciò deve saper leggere la complessità, non ridurla. Deve saperla scrutare, la complessità, non semplificarla. Deve essere in grado probabilmente anche di creare complessità. Però come fa a fare questo? E qui uno ci viene incontro, o ci viene a supporto, ci viene in aiuto Calvino,
Perché Calvino, come dicevo poco fa, è riuscito a intravedere, a prevedere che il software avrebbe dovuto, doveva prevalere sull'hardware? Calvino era un grandissimo letterato, ma Calvino leggeva moltissimo anche di scienza, leggeva di informatica. E voi dite, ma che cosa c'entra con l'innovazione? Calvino, oltre ad essere un grande lettore, è stato anche un grande sperimentatore. Calvino innovava, ha innovato metodi, approcci, stili letterari. E lo faceva traendo linfa, traendo alimento dalle sue letture che erano le più disparate. Di nuovo, ma perché ci stai raccontando questo? E perché stai parlando di Calvino per rispondere alla domanda di Luciano sulla complessità? Perché per saper leggere la complessità bisogna essere in grado adesso di non essere più tanto soltanto specialisti. Calvino era un letterato, ma leggeva anche di scienze, leggeva di informatica. Quindi che significa adesso, vista l'attualità del metodo Calvino, visto l'attualità di quello che ci ha lasciato Calvino, dell'eredità di Calvino? Significa che anche noi adesso, per quanto dobbiamo cercare di continuare a mantenere e alimentare le specializzazioni, e qui c'è un uomo d'impresa che ce lo può dire in maniera, diciamo così, molto molto candida, noi non possiamo vivere senza specializzazioni, non avremmo avuto ad esempio i vaccini, noi dobbiamo vivere di specializzazioni, ma le specializzazioni non bastano più, è necessario essere da una parte, e qui metto a frutto o metto a sistema il metodo Calvino, specialisti, ma nello stesso tempo bisogna essere anche generalisti. Noi nel libro utilizziamo, appunto, sfruttando il metodo Calvino, diciamo che sosteniamo e ci spingiamo anche molto in avanti, diciamo appunto che i futuri laureati di qualsiasi università, di qualsiasi percorso vogliano essi seguire, dovranno essere dei generalisti specializzati. E questo è un ossimoro, questa è una tensione di opposti, perché se da una parte devono essere biologi molecolari, dall'altra devono essere in grado di saper interagire anche con l'ingegnere, con l'informatico, con il letterato, con l'economista. Questo non significa, attenzione, trascorrere 20 anni all'università. Questo significa completare il percorso universitario nei tempi prestabiliti, ma di allargare la propria visione, allargare i propri interessi. Essere, per dirlo in termini accademici, posso prendere qualche licenza, cercare di essere multidisciplinari, o meglio ancora interdisciplinari. Non è semplice, però questo è quello che ci richiede il nostro tempo e il tempo futuro. Da una parte continuare a perseguire le specializzazioni, perché non possiamo non averle, non possiamo continuare ad approfondire le nostre conoscenze nella tecnica, nella tecnologia, nelle varie ingegnerie, nelle informatiche, nelle scienze più in generale, nelle letterature, nelle lettere, ma nello stesso tempo dobbiamo guadagnare questa visione d'insieme, perché purtroppo le sfide che affronteremo saranno sempre più complesse. E quindi, per non peccare nel riduzionismo e nella semplificazione, dobbiamo essere tutti generalisti specializzati. E di qui essere in grado di saper leggere, di essere, diciamo così, poliglotti, saper leggere più discipline. Su questo, ecco, io non ho una ricetta, perché le ricette non esistono, eh? In realtà ho qualche convinzione di base, di fondo. E quindi, che cosa significa per me, ad esempio, essere multidisciplinari? Ad esempio, noi in LUIS abbiamo, come sapete, noi siamo un'università di scienze sociali, quindi offriamo percorsi in scienze politiche, in giurisprudenza, in economia, in management, ma nello stesso tempo i nostri studenti e le nostre studentesse, ad esempio, studiano il coding, la programmazione, perché le scienze dei dati sono fondamentali per tutte le professioni, non del futuro, quelle attuali. Ma basta? No. Da qualche anno abbiamo lanciato una serie di corsi liberi, ma che man mano renderemo obbligatori, corsi liberi sulle scienze umanistiche.
Quindi abbiamo lanciato la letteratura italiana, la filosofia generale, la storia delle arti antiche, dell'archeologia, la storia della musica, perché oltre a una profonda convinzione personale, ci sono, cominciano a esserci degli studi che sottolineano come lo studio della letteratura italiana, o della letteratura in generale, ma della filosofia, delle cosiddette scienze umanistiche, quelle che gli inglesi chiamano humanities, aiutano noi esseri umani e professionisti del futuro ad acquisire quelle abilità fondamentali, il pensiero critico, la flessibilità e l'apertura mentale, la capacità di saper interagire con gli altri, che diventano elementi fondamentali di un profilo del professionista, ripeto, non del futuro ma del presente. Quindi, per risponderti, noi abbiamo bisogno sempre più di innovatori, ma gli innovatori, per essere tali, devono essere come Calvino, cioè devono essere in grado di saper leggere più mondi e quindi avere un percorso multidisciplinare, e cioè che sposi sicuramente la specializzazione, perché non possiamo mai perderla e non dobbiamo perderla, ma che abbiano anche questa visione d'insieme, cioè da generalisti. Grazie. Grazie per questa risposta. Senta, io chiederei un'ultima cosa a Dante, e mi perdonerà se sono un po' impertinente, insomma, ma credo che sia quasi... Tutti gli innovatori sono impertinenti, quindi. Su questa cosa. Poi, devo dire, i giornalisti hanno una cosa, specie in questa fase, che uno capisce che abbiamo tante notizie, ma non sempre abbiamo sufficiente informazione. Per cui, come dire, bisogna stare un po' attenti, bisogna leggere con attenzione la realtà. E io qua chiederei a Dante una cosa, perché qui abbiamo parlato di innovazione, eccetera, però un pezzo importante lo fa l'impresa, che ci piaccia o non ci piaccia, al di là del sistema economico-politico, eccetera, però l'impresa. E lui è il vicepresidente di un'impresa, quindi qua cosa fa un'impresa in termini di innovazione in un territorio, qui, oggi, a Molfetta, in Puglia, cioè come si estrinseca, come dire, questa presenza imprenditoriale? Gli raccomando sinteticità, se no perché... No, ma io penso innanzitutto che, come dire, Esprivia rappresenti una straordinaria esperienza di innovazione, diciamo, in questo territorio. Questa è un'azienda che ha interpretato a suo modo l'innovazione, come tutti. È un'azienda che nasce negli anni 90 e che si affaccia poi al nuovo millennio, e che il millennio al quale poi si riferisce Calvino, e che per molti Calvino ha rappresentato proprio, come dire, negli anni 90, mentre ci si avvicinava al nuovo millennio, ha rappresentato per molti versi una bussola, la cassetta degli attrezzi, il viatico, no? per capire come un'impresa si sarebbe trovata nel nuovo millennio. Un'impresa del sud, un'impresa che nasce a Molfetta in quegli anni, negli anni 90, e che era formata da giovani laureati nell'Università di Bari, al Politecnico, giovani che avevano aspirazioni in termini di affermazione sociale, di progressione di carriera, ma il territorio allora era un territorio piuttosto povero di opportunità, non c'era una domanda di servizi, di servizi innovativi in materia del digitale che poteva giustificare una impresa che voleva crescere e voleva quindi offrire opportunità ai propri dipendenti, ai propri collaboratori. Beh, in quell'occasione, l'innovazione allora, che non ci ha mai lasciati poi in questi anni, noi comprendemmo che in realtà il mercato non era qui, non era tutto in Puglia, ma il mercato importante era altrove, era a Milano, era in Lombardia,
è lì che si localizzava gran parte della domanda. E quindi noi nel 2000 aprimmo la nostra prima sede al di fuori del perimetro della Puglia, direi di Molfetta, a Milano in Piazza Emilia. E di lì comincia sostanzialmente la nostra storia, cioè come dire, abbiamo voluto fare un salto, uscire fuori dal guscio, dal nocciolo, dal bozzolo, per affrontare una situazione fortemente innovativa. E abbiamo quindi preferito, anziché emigrare, abbiamo voluto trascorrere buona parte della nostra vita poi nelle autostrade, sugli aerei, nelle sale d'attesa, tra i ritardi, e in questo, in qualche modo, questo abbiamo, secondo me, voluto interpretare allora l'innovazione, il cambiamento. E in questo poi, ci siamo ricongiunti poi al costume dei nostri padri. Siamo di Molfetta, come Manfredoni, è una città di mare, di pescatori, ma soprattutto di marittimi, e quindi è una città di partenze e di ritorni, sostanzialmente. Grazie a Dante Tomare. Io ringrazio Andrea Principe e Dante per questo intervento e vi invito a leggere questo libro con l'ornitorinco in copertina, invitando tutti quanti a essere un po' innovatori, perché ognuno nel suo piccolo lo può fare. Grazie. Grazie. Io invece vorrei salutare Luciano Secchi, giornalista che ha moderato questo incontro, e salutare il rettore Andrea Principe per aver inaugurato questa seconda serata, e il dottor Dante Altomare, grazie di cuore per essere stati qui con noi, grazie mille. Grazie Dante, grazie.